cordiale affettuoso saluto a tutti i telespettatori di Classe NBC, in particolare un saluto ancora più caloroso a tutti i trader e soprattutto gli investitori sul medio e lungo periodo, perché siamo al venerdì, bocce ferme, cerchiamo di ragionare in ottica di medio e lungo periodo. Accanto a me Paolo Dal Negro, il desk di Unicredit, buongiorno a te Paolo. Buongiorno Giuseppe, buongiorno ai telespettatori. E andremo a vedere con lui che cosa è successo, perché questa discesa dei mercati incredibile sicuramente avrà creato dei prezzi e dei rendimenti estremamente interessanti. Su Enel, magari anche qualche barriera potrebbe essere vicina ad essere toccata, forse in una lisciata dei prezzi. Ecco, Sono vicine, però non è stata toccata al momento alcuna barriera. magari sarebbe interessante anche trovare prodotti di questo tipo, così vediamo come registrano. E collegato con noi c'è da Modena Giovanni Zibordi. Giovanni, mi senti? Del Sì, salve. Buongiorno. partito dei ribassisti della prima ora, Giovanni. Ma ho smesso un po' troppo presto, è andato avanti altri 3 giorni, o 4 al ribasso. Ecco, secondo te a questo punto la prossima settimana ci aspettiamo un rimbalzo? Sì, secondo me c'è diciamo oggi praticamente ci sarebbe un segnale per comprare. Io ho provato a anticipare 2 giorni fa e tipo DAX o CAC e diciamo che sono scesi ancora un poco, anche se nelle ultime 2 ore c'è un rimbalzo. Ci sono dei segnali di completamento del conteggio giornaliero di De Marca su quasi tutti gli indici e anche sul Bund, se vogliamo. E se il livello, diciamo, di chiusura di ieri sulla maggior parte degli indici in qualche modo regge, diciamo con un margine di errore di un 1%, ci sarebbe un segnale tecnico. E dal punto di vista invece economico ci sono i primi segni che l'austerità venga, diciamo, messa da parte e diciamo che ancora non è successo niente e i dati sono pessimi, però lo sconquasso politico e anche il panico, cioè i greci che portano dei soldi alle banche, cioè costringerà secondo me Draghi, la BCE e anche la Fed a intervenire. E quando l'euro ad esempio va a 1,28, 1,27 sono 5 anni che ogni volta si aspetti qualche giorno Bernanke interviene perché non vogliono lasciare scendere l'euro più di tanto, questo è uno. E poi in particolare in Europa la BCE, secondo me uno gioca magari un attimo d'anticipo ma comincia a comprare. Ecco, Giovanni faceva riferimento alla Francia. Intanto, secondo te, la Francia si muoverà in maniera decorrelata come la Germania rispetto al resto dei mercati, oppure sarà più quindi agganciata ai paesi periferici o a quelli virtuosi? Se uno guarda la borsa, quella francese comincia a somigliare a quella italiana, Sì. cioè, confrontare, non so, la borsa svizzera, tedesco-svedese, quella francese sembra che siano in 2 continenti diversi. Però se hai un intervento, ad esempio un acquisto di 200-300 miliardi di bond europei, qualche passo concreto nella direzione degli euro bond, se hai qualche cosa da parte della BCE di importante in termini di liquidità, la borsa francese secondo me rimbalza anche forse più delle altre proprio perché è stata sacrificata tanto. E io parlo di un rimbalzo di 2 o 3 settimane, massimo un mese. Arrivando a giugno e luglio secondo me si torna a cedere e ci vuole uno shock, diciamo, maggiore prima che veramente la politica cambi. Però al momento, nella condizione di oggi, Ma col cambi in che VIX che ha rotto i senso? massimi, eccetera, secondo me hai la possibilità di un No, rimbalzo. mi interessa capire da te, Giovanni, cambi in che senso? Nel senso che cosa ti aspetti come operatore sui mercati dalla politica? Che si stampa moneta? Che sospendano l'austerità, che alzino ad esempio dal 3 al 5% Ma temporaneamente l'austerità il l'avevano tetto al chiesto i deficit. mercati. Scusa? L'austerità l'avevano chiesto i mercati. No, negli ultimi 2 o 3 mesi i paesi che hanno fatto più austerità, tipo la Francia e l'Italia, sono stati distrutti. Cioè, se uno guarda, l'Italia e la Spagna non sono state premiate, lasciamo stare la Grecia. L'America che non fa austerità ne fa poca, se guardiamo il deficit siamo al 7-8%, 7% del PIL, no? L'Inghilterra che ne fa un Vabbè. pochino ma non molta, sono andate bene. Noi che ne abbiamo fatta molta, stiamo andando a rotoli. I mercati hanno cambiato idea, secondo me, da 2 o 3 mesi si aspettano invece che venga sospesa, venga ridotta, che si alzino i limiti al deficit, che si monetizzi del debito, che si facciano degli euro bond. Va bene, va
qualcosa relativamente al CAC? Ma noi abbiamo emesso recentemente sul CAC dei bonus certificates, quindi sostanzialmente prodotti che mi permettono di. Sono già listati o Assolutamente sono in sì. collocamento? No, sono stati listati direttamente sul mercato secondario. Questo per dare l'opportunità di avere una sorta di outperformance, un po' più di amplificare un po' la performance Anche se le anche scadenze sono del. molto ravvicinate, 2007-12-2012 e 7-12-2013. Sì, sono le classiche Le scadenze dei classiche. nostri bonus a dicembre di quest'anno e a dicembre dell'anno C'è qualche prossimo. motivo perché i prodotti scadono a dicembre? No, sostanzialmente, nel senso è stata presa questa scadenza, poi nel momento in cui si arriva al rinnovo della scadenza si emette la stessa Ecco, la scadenza. barriera è a 2000, pensiamo Sì, quello guardiamo 7-12-2012 che mi piace di più, è quello più Sì, la vicino, barriera io purtroppo non è a vedo. 2087, 2087, quindi ipotizzando un insomma CAC a 3046, siamo a un 33-35% di denaro distanza. lettera, denaro 109,94, bonus a 112, quindi pochissimo. Questo testimonia il fatto che ha già corso questo bonus, nel senso 3% di che rendimento. ha già corso, nel senso che è molto distante dalla barriera, la scadenza comincia ad avvicinarsi, forse se allunghiamo di un anno la scadenza otterremo dei rendimenti più interessanti. 107, ma di poco, prendi altri 2 punti, altri 2-3 punti, 107 te lo vendono, 2009, 128 di bonus però, Beh, insomma, so. siamo nell'ordine di un 21-22%, 21%. 21% su un anno e mezzo di orizzonte temporale. È solo un anno, ti Questo devi sempre giocare. se il CAC non Va va a bene. toccare la barriera 2087 Va punti, bene, va che bene. come abbiamo visto è abbastanza lontana su questo bonus. Va bene, dopo la pubblicità mi piacerebbe continuare a chiacchierare con Giovanni di altri temi che riguardano i mercati globali, ma soprattutto con riferimento anche a quanto accade in Italia. Dopo la pubblicità.